indecente, che appunto vengono stanziati soldi ma neppure vengono spesi. Io credo insomma che queste cose vanno dette a voce alta, vanno rese pubbliche, perché non è possibile che abbiamo dei governanti nei quali appunto trascurano questi aspetti fondamentali della vita e della sicurezza dei cittadini. Il tema di quest'anno l'abbiamo voluto scegliere dai bonificatori ad un impegno per il lavoro, la solidarietà e il rinnovamento sociale. Il lavoro perché questi braccianti romagnoli è proprio dalla spinta sul lavoro che sono venuti qui a Ostia, attraverso le azioni di sciopero, attraverso le lotte e quindi l'esigenza di dargli un'occasione di lavoro. Ma questo avvenimento non è privo di altri aspetti, perché non tutti erano d'accordo affinché venissero a lavorare qua, a bonificare, a creare le condizioni di un ambiente più civile, perché li chiamavano sovversivi. I ragazzi della scuola lo sottolineano, e anche in Parlamento c'era chi si è alzato in piedi a dire: abbiamo portato vicino Roma dei sovversivi. È vero che c'erano all'epoca in gran parte socialisti, in gran parte repubblicani e anarchici, dove si misuravano anche una spinta, diciamo così, rivoluzionaria, ma alla fine quello che ha prevalso è sempre la proposta riformista dei socialisti, che attraverso il lavoro, la creazione di cooperative, vedevano il loro domani non soltanto in termini di contestazione vuota e senza conclusione. Ed è questo, voglio dire, che oggi ritroviamo l'esigenza, ed è un invito che faccio alle giovani generazioni, che prendano in mano questa situazione di un impegno che porti il nostro paese, per loro stessi, per la società, verso una condizione diversa. Non è impossibile avere interventi in favore della crescita, dello sviluppo. Non possiamo sottostare a chi pensa che con l'austerità e il rigore si riprende il cammino della crescita del nostro paese. Quello che vediamo qui vicino a noi in Grecia, ma quello appunto che vediamo in Portogallo, cioè di situazioni ormai che hanno raggiunto il limite del sopportabile. Noi dobbiamo per tempo prendere in mano questa situazione, intervenire a livello europeo, e anche in questo senso là le forze del progresso, le forze che vogliono la crescita e lo sviluppo, sono le forze del socialismo europeo, e quelle bisogna rafforzare per far sì che il nostro paese sia aperto ad un cammino che dia e recuperi fiducia nei giovani e dei lavoratori, per non subire appunto a ulteriori situazioni di regresso.